formazioni, il Portogallo lo starting five con Miranda in porta, poi Vaz con il 5 e Magallanes con l'8 che è il capitano sulla linea di difesa, e Souto, Silva e José Costa in avanti. Souto, Silva, João Souto Silva, lo chiameremo solo Souto Silva per evitare l'omonimia, con il numero 3 João Silva. L'Italia con lo stesso quintetto di partenza di ieri, Riccardo Ognata con il numero 10 tra i pali, e poi Elia Cinquini con l'8, Mattia Ghirardello dietro, e davanti il capitano Andrea Malagoli con il 6 e il super bomber Filippo Dalmonte con il 9 ieri al 13° centro in questa manifestazione. Tiro di Ghirardello dalla distanza, gol, attenzione, Malagoli, avete visto, è andato a operare questa azione di disturbo e poi bloccato, ha sbloccato il risultato. Italia avanti per 1-0. Andiamo a rivedere, vedete, sì. Malagoli prende palla, poi questo assist, sì, preciso e altrettanto gran preciso l'incrociato di Bolcato sotto il 7 sul secondo palo, niente da fare per Miranda. Adesso Malagoli, adesso giù Malagoli, non rilevato dall'arbitro. Dal Monte arriva davanti e poi l'assist, no, Malagoli, no, annullato, attenzione, perché mentre stavamo festeggiando il Portogallo è ripartito subito e per caso non abbiamo preso il gol, avete visto, sì, Malagoli era rimasto lì a fare festa. L'azione incriminata, ecco il primo piano per l'arbitro. Come siamo col fiato? Andiamo a sentire Gaetano Marozzini. Tipo, allora ragazzi, qua con la testa cosa sta succedendo? 1-0 per noi, fanno solo il gioco a due, marchiamo bene il gioco a due e loro abbiamo chiuso tre quarti del loro gioco. Ok, stiamo alti qua, non facciamoli giocare tranquilli, senza cacciarli, mettiamo pressione senza cacciarli. Ehi, Pippo, Andrea, controlliamo bene il gioco a due suo e abbiamo fatto tre quarti. Cosa dobbiamo fare il resto? Giro tre, non portare, do e taglio forte. Aspettiamo Pippo che esce bene, ok? Quando Pippo ha la palla, gioco dietro porta, ma non sempre barca, ma manda anche. Ehi, forza! Sì, giustamente, ecco, qui stiamo rivedendo il fallo commesso da Costa su Malagoli. Addirittura lo abbraccia, sì, guarda. Lo abbraccia e poi... Ah no, qua è il gol. Il gol annullato, pare per fallo di piede di Malagoli. Vista, ancora una volta ci ha provato girando dietro Filippo Dalmonte, adesso in avanti viene fermato Alves, c'è un intervento arbitrale, un tocco di mano. Beh, questo francamente mi pare eccessivo, fischiato il rigore, questo francamente mi pare eccessivo. Tra l'altro si vede la palla prende sul bastone. 31-1 al termine, rigore per il Portogallo. È pronto Souto Silva. Intanto è tornato sul parquet andando a rilevare Gonzalo Alves, ecco proprio l'autore di quest'ultima azione. Lo specialista Silva prova
la trasformazione, ci affidiamo a Riccardo Ognata, che avete visto è andato a prepararsi bene per questa parte finale del match. Attenzione al rigore, Portogallo parte ancora una volta. Bravo, Ognata, ci mette una pezza, Ognata. Grandissimo, restiamo in vantaggio per 1-0 e avete visto ha provato ancora Souto Silva. Sì, non è certamente il primo, ce ne sono e intanto stati stanno altri. Passando gli highlights di questi primi 20 minuti. Sì. Vedete questa azione del Portogallo, stiamo vincendo per 1-0 grazie al gol di Bolcato. Eccolo, l'incrocio magico di Andrea Bolcato che ci vede davanti. E allora, primo piano per il nostro Marozzini che si è molto arrabbiato. Cesare, tiriamo le fila di questo primo tempo. Beh, un primo tempo, qui abbiamo visto un grande intervento di Ignata. Un primo tempo che l'Italia ha certamente giocato meglio. Qua vediamo di nuovo il gol non dato, il gol annullato a Malagoli, e qua il rigore che insomma francamente mi è sembrato un po' eccessivo, e qui bravissimo Ognata a sventare il pericolo. Portogallo che sta spingendo però molto. Sì, siamo da alcuni minuti, da 2-3 minuti siamo, e c'è il gol. Arriva il gol di Magallanes dopo questa azione di José Costa. Alla fine sono riusciti a trovare il varco il capitano Enrique Magallanes. 1-1, tutto da rifare. Che adesso però devono fare qualcosa di più per recuperare il vantaggio che era meritato fino a metà del... Bella questa combinazione. Bella di combinazione, Alves. Errore in difesa. E Costa, 2-1 Portogallo, gol di Gonzalo Alves. Rivediamo. Costa per Alves, e questa volta non può nulla Riccardo Ognata. Sì, bella l'azione dei portoghesi, però qualche responsabilità da parte dell'assetto difensivo azzurro. Andrea, minuto. Ehi, Elia! Adesso esce Malagoli e rientra dal monte. Allora vi spiego cosa succede adesso. Se noi facciamo i bambini, una palla la tiro, un'altra palla la tiro, ma la tiro io perché risolvo io la partita. Elia, se vuoi tirare ti fai aprire un tiro. Ogni volta che perdiamo la palla loro la tengono 2 minuti, per cui dobbiamo avere pazienza. Pazienza, pressione, stiamo attenti che se ci alziamo i giochi a due vengono più comodi, dobbiamo avere palle, di correre, ok? Non forziamo il gioco, 6 minuti e 38 è lunghissima. Sono minuti buoni, stiamo tranquilli. Ok? Possiamo recuperare quando vogliamo. Non abbiamo fretta! Fino alla fine, dai! Allora Marozzini ha praticamente chiesto ai nostri azzurrini di giocare come il Portogallo, Cesare. Non andiamo a caso, ognuno! Allora loro si mettono! Non stiamo in mezzo, guardare, dobbiamo recuperarla, quindi no a caso, ognuno sul suo in anticipo, è quello che ha il portatore da rubare, ognuno sul suo, non deve passare la palla, guarda, se la prendiamo, lasciamo Mattia, ok, come fa la Spagna, ok, ci siamo, importante riprenderla, ognuno sul suo, chiaro? No, allora uno si prende la responsabilità del portatore e cerca di anticipare. Non dobbiamo dargli una mano, non può scaricare la palla. Ok? Se la prendiamo tre e mezzo.
e facciamo girare Mattia. 40 secondi, ehi, forza! 44-9 per le speranze degli azzurri. Vas, Costa, Costa prova ad andarsene, rubiamo palla con Dal Monte, 8 secondi. Girardello dalla distanza ci prova, peccato non trova la porta. 2 secondi, 1 secondo. E il Portogallo è campione d'Europa, vince in finale contro gli azzurri per 2-1. Grazie ai gol di Magallanes e Alves dopo il vantaggio per Volcato. Festeggiano i giovani portoghesi, grande soddisfazione per loro. Alla fine Marozzin, il non inquadrato delle telecamere, abbiamo visto, è andato a salutare, comunque ha chiuso così la polemica con il duo arbitrale Ulrich e Bell. Primo piano per Riccardo Ognata, anche questa sera grandissimo. Sì, però questa sera non è bastato. Non è bastato Ognata in un bel primo tempo giocato dall'Italia, in un secondo tempo un po' sottotono, senza acuti. Un arbitraggio che nel primo tempo ci ha decisamente penalizzato e che alla fine ha pesato, perché nel primo tempo qualche occasione in più c'era stata e l'Italia meritava non solo il primo gol di vantaggio, ma probabilmente anche quello annullato a Malagoli, che è assolutamente un errore arbitrale, perché il fallo non era stato commesso da Malagoli. E allora settimo argento per l'Italia nelle medagliere, mentre quello del Portogallo è il 16° oro. Intanto è venuto a trovarci qua in postazione Gaetano Marozzin. E allora andiamo subito a sentire dal CT il perché di questa seconda parte del secondo tempo, che almeno dalla tribuna è sembrata un po' più remissiva. Non mi sembra un'analisi corretta la sua, sinceramente, visto che una finale di campionato europeo non si può giocare alla garibaldina come giocano i ragazzini. Si deve cercare di avere personalità, di magari colpire gli avversari in contropiede. E ci siamo anche riusciti, siamo restati in partita. Poi, come sempre, l'hockey è uno sport di episodi e gli episodi sono stati così non fortunati, e quindi è venuta questa sconfitta che credo assolutamente immeritata. Sì, abbiamo visto anche una traversa clamorosa sull'1-0 che poteva sicuramente far prendere un'altra piega alla sfida. Vi abbiamo visto contestare molto le decisioni arbitrali, un duo non proprio felicissimo. Io credo che se avessimo giocato in Portogallo ci avrebbero trattato meglio, ecco tutto qua. Poi non commento io le scelte degli arbitri, lascio a chi di dovere questa cosa. Cesare. No, beh, certo, noi abbiamo visto un bel primo tempo, una squadra che aveva voglia e determinazione e che era riuscita a trovare le misure giuste per fermare il Portogallo, tant'è che a mio parere, al di là degli episodi che giustamente tu non hai commentato, degli arbitraggi, si meritava ben di più dell'unico gol che abbiamo segnato. Poi un secondo tempo nel quale forse abbiamo perso un po' le misure nel fermare l'inizio del gioco degli avversari e quindi più difficoltà a ripartire. Certamente il merito va anche al Portogallo, su questo è fuori discussione, però insomma qualche titubanza in più. Io penso che questo gruppo di ragazzi ha riportato un po' di ottimismo nel nostro mondo che da anni è a dir poco depresso. Abbiamo giocato alla pari con una squadra portoghese
fatta di giocatori importanti. Credo che nessuno possa smentirmi se dico che non abbiamo assolutamente demeritato e che forse ai punti non ci stava, non era un problema se avessimo vinto noi. Sta di fatto che abbiamo fatto 2-1 e faccio notare un gol annullato sul 2-0 che avrebbe cambiato la partita alla grande. Chiaro che sì. Dunque, no, ma è fuori discussione, sono d'accordo con te che il risultato dei ragazzi è un ottimo risultato, una grande prestazione, un grande campionato. C'è un po' di delusione perché ormai forse avevamo fatto la bocca al fatto che questa squadra aveva le qualità e il carattere per arrivare a portare a casa questo titolo finalmente dopo anni, come dici tu, di depressione che ci ha un po' portato fuori dall'abitudine comunque di giocarci ad alto livello. Certo, certo. E comunque a proposito di depressione, questo argento ci fa comunque sorridere, se, soprattutto confrontato, allargando l'orizzonte, al magro quinto posto che gli azzurri hanno centrato a Wuppertal poco fa. Ma è un segnale importante, no, in prospettiva. Io penso che le nazionali, anche se sono di tre categorie, sono tutte del nostro movimento e io certamente non ho, cioè no, è un esercizio che non mi piace, quello di consolarmi perché abbiamo fatto meglio di altri. Il movimento è fatto di giovani, è fatto di atleti senior, questi sicuramente sono ragazzi su cui lavorare ancora molto. Forse bisogna che pensiamo di fare una quantità di lavoro, una qualità di lavoro per fare in modo che tutte le età del nostro vivaio possano arrivare a giocarsi una finale col Portogallo, ecco, questo sì. Ma Rossini, il rammarico più grande dopo quanto abbiamo visto? Ma l'hockey è un gioco di episodi, io penso che dopo la partita con la Francia chiunque avrebbe firmato per arrivare in finale. Noi abbiamo visto una reazione dei nostri ragazzi importantissima, io non ho rammarichi, ho lavorato tanto, la federazione mi ha dato la possibilità di fare tutto quello che nei limiti del possibile io ritenevo necessario e credo che abbiamo ripagato almeno con tanto impegno, tanto lavoro, con un'estate veramente piena. Devo dire che i nostri ragazzi hanno lasciato le fidanzate, hanno lasciato gli esami quasi a metà, si sono veramente spesi, quindi io non ho rammarichi, bisogna accettare il campo, certo lo dico a testa alta, forse non ci meritavamo di perdere così questa finale, ecco. Grazie Marozzini, complimenti comunque per questo argento. Ai prossimi appuntamenti la congediamo ed ora ci prepariamo ad assistere alla premiazione. Grazie a voi, buonanotte.